cioè tanto di cappello a loro che si impegnano, perché abbiamo visto, però non, così non si può andare avanti. No, ma stiamo lavorando per, lavorando è una parola grossa, stiamo facendo tutto il possibile per iniziare il campionato in buone condizioni. Cioè, avete le indicazioni per comprare qualche giocatore professionista? Almeno professionista, poi no, sul livello ormai quest'anno non mi sembra... giovane, no, sulla qualità non discuto, perché ormai sulla qualità ormai... anche giovane buono, cioè l'importante è che sia un professionista, perché mi sembra che ci sia un minimo di calciatori. Mi sembra che ci voglia un minimo di calciatori. Se no di vecchi scarsi ce n'è un buco. No, l'unica cosa per essere sicuri da non finire dopo tre giornate a casa. No, no, su questo no, nessuno ci tiene a fare quella fine. No, no, non è che nessuno ci... ma ci manca ancora. Esattamente noi. No, no. Perché poi vorremmo lavorare ancora. Vabbè. Speriamo bene, grazie. Ci rivediamo la prima settimana che inizia il campionato e vediamo se abbiamo mantenuto. Sì, ma speriamo che ci sia qualche novità prima del 4 settembre. No, dico, vogliamo se siamo riusciti a mantenere la parola a una settimana dall'inizio del campionato. Perché lo sa che questi ragazzi qua, se entrano in campo, li massacrano, cioè questi ragazzi. Ma non noi, gli avversari. No, poi dopo noi. Un po' di fiducia, perché questi ragazzi qualcosa vanno. Per carità, li possiamo portare anche noi in trasferta, visto che quello non vuol più spendere soldi. Non è un problema quello, però se hanno bisogno di un passaggio, volentieri. Però non è che se i genitori sono d'accordo, però capisce che non è normale una roba del genere. Cioè, io non capisco come mai la proprietà non faccia nulla. No, no, ma c'è in atto un cambiamento, dai. Cerchiamo di percepire questo. Vabbè, ci rivediamo più avanti allora. Gli auguri buone ferie in Sardegna. Senti che mi tocco. Grazie.